Fa festa la regina nel derby calabrese con il Cosenza, ma i rossoblù sono rimasti in partita fino all'ultimo nonostante il perentorio avvio della squadra di Gustinetti. Decisivi i primi 20 minuti. Timida partenza della Cosenza con una incursione di Apa che Orlandoni sventa con una parata a terra. Subito dopo però la partita ha una prima svolta. Sussi dal fondo invita al tiro Artico. Montalbano sulla linea respinge con un braccio. È rigore ed espulsione per il difensore rossoblù. Il bomber Reggino trasforma con il brivido. Per lui 8 gol in 8 gare. Ben presto la regina raddoppia. È il portiere Zunico stavolta a regalare il gol agli avversari con una uscita fuori tempo, troppo facile per Possanzini. Sembrerebbe tutta in discesa la partita dei padroni di casa e invece Toscano, ex di turno, la riapre, rimbadendo in gol una corta respinta di Orlandoni. Al 40esimo Zunico si riscatta e salva su un tiro da posizione impossibile di Sussi. Nella ripresa il Cosenza ha la palla gol del 2-2, ma la traversa si sostituisce a Orlandoni sul tiro di Manfredini. Sarà un buon Natale per la regina. Il Cosenza si affida all'anno nuovo per risalire in classifica. Subiamo una serie di contrarietà che hanno dell'incredibile. Speriamo questo 98 porti via tutto e giriamo pagina, consci di aver imboccato la strada giusta. Noi non siamo stati bravi con tanti contropiedi che abbiamo creato a dare la zampata definitiva e poi siamo stati anche in alcuni frangenti, vedi la traversa che loro hanno colpito, fortunati in quel momento perché contro questo avversario non si era assolutamente vista l'inferiorità numerica.